Ciao ragazzi, mi trovo a Venegono Inferiore, in provincia di Varese. Quello che sto andando a esplorare è un negozio che è fallito, che si occupava di robe per il giardinaggio. Qua vendevano piante e tante altre cose. Va bene. Adesso, tra poco, andremo a esplorare anche questo posto e vi auguro a tutti una buona visione. A dopo. Ciao ragazzi, a dopo. Ciao. Ok. Si può incominciare, Bene. Allora, innanzitutto voglio farvi vedere un po' quello che c'è qua. Che sostanzialmente non è poca roba, Eccolo qua. Guardate un po'. Poi qua c'è un capannino, E vedremo anche quello dopo. Iniziamo ad andare verso di qua. Così vi faccio vedere anche un po' quello che c'è da questa parte, Ok, guardate un po' cosa è rimasto qua, Qua c'è una montagna di vasi, Probabilmente tutti i vasi che usavano in questo negozio, Per piantare appunto le varie piante. Ok, va bene. Allora, continuiamo di qua e vediamo un po' cosa troviamo da questa parte, Benissimo. Allora, torcia, direi che si può incominciare. Perfetto. Allora, vediamo un po' cosa c'è qua, Guardate. Va, un vecchio scarpone. Guarda qua. Quanta roba che c'è qua. Va, una macchinina. Ok. Pensate. Questa è tutta roba che è rimasta qua, Abbandonata, va bene. Ok. Guarda. Guardate tutte queste gomme, Guarda qua. Qua ci sono ancora le insegne, Che roba, crisantemi. Ma pensate, ma che roba. E poi qua c'è un sacco d'altra roba, Vai vetri. I vetri che non ci sono qua. Ma che roba. Vi faccio vedere un po' quello che c'è da questa parte, Così vi fate un'idea. Qua ci sono delle cassette dell'acqua. Ma che roba. Tutto qua abbandonato e ammucchiato. Quanta roba che c'è qua, quanta roba. Mi sto facendo vedere un po' il tutto, Poi dopo entreremo anche dentro il negozio, naturalmente, tra poco. Vi faccio vedere una cosa, Va bene, possiamo continuare di qua, E vediamo cosa troviamo più avanti. Ok, perfetto. Allora noi passiamo di qua, tra le varie robe che ci sono qua sparse. Ci sono veramente tante. Mamma mia, guardate. Questa è tutta la roba che c'è qua. Tanto per farvi un'idea, Va bene, passiamo da questa parte e vediamo subito cosa troviamo anche di qua, Ok,
Ok, perfetto. Allora, dobbiamo passare da questa parte, mi sa, per andare di là. Ed è quello che faremo. Qua stiamo praticamente camminando tra la roba, sopra la roba, da quanta ce n'è. Figuratevi voi. Ok. Iniziamo a vedere un po' qua, cosa c'è. Vediamo subito cosa c'è di qua. Ok. Siamo ufficialmente dentro, E questo è quello che si presenta davanti a noi, ai nostri occhi. Vediamo subito un po' di cose. Allora. È rimasto qua. Che roba. Perfetto. Ok. Vediamo la parte di qua. Mamma mia. Qua addirittura c'è ancora una ciabatta. Pesate. Ma che roba. Ma che roba. Mamma mia. Cosa non c'è anche di qua. Ragazzi, cosa non c'è anche di qua. Ma quanti barattoli, di vernici. Ok, va bene. Possiamo un guanto. Possiamo uscire di qua e proseguire. Vediamo un po' cosa c'è qua più avanti. Qua c'è un sacco di roba, veramente un sacco di roba tutta ammucchiata e abbandonata qua a se stessa. Va sul zainetto, è rimasto qua così. Che roba. Basta là. Vediamo se riesco a farvela vedere, sì. Ok. Ma che roba. Vi faccio vedere una parte di sopra, Il negozio. Ok. Oh, guarda qua. C'è un po' addirittura un vecchio freezer. Pensate. Ok. Mamma mia. Va qua. Va qua, che roba. Guardate questa cassettiera qua, In che condizioni è? Molto antica, tra l'altro. Per non parlare poi invece di questa, nelle stesse medesime condizioni, guardate. Ok. Benissimo. Passiamo di qua. Vediamo un po' cosa c'è da questa parte. Mamma mia, quante robe. Quante robe che ci sono tutte qua. Non so neanche dove andare con la telecamera, da quanta roba c'è. Un posto, devo dire, davvero molto interessante questo.
Guarda qua. Guarda qua cosa c'è. Altro mobile, anche questo qua, così, e un credenzino. Ma questo tappeto, Adesso vi facciamo vedere anche un po' di quello che c'è qua, di quello che è rimasto qua. Ancora dei pacchetti di sigarette. Questo era il comando elettrico, tutto la parte elettrica del quadro. Guardate questa vecchia stampante. Mamma mia, guarda qua che roba. Interessante, va bene, usciamo di qua e andiamo avanti. Mamma mia, guarda qua, sono tutto buttato giù, solite cassette d'acqua. Vediamo qua un po' cosa c'è. Una sedia di roba qua e anche qua, ok, va bene. Questo mobile, tanto per dire. Questo anche. Usciamo fuori e vediamo un po'
la parte che c'è qua esterna, al negozio. Ok. Benissimo. Vediamo un po' cosa c'è di qua, da questa parte. Allora, dei vasi, come sempre. Guardate tutti questi tavolini qua, ma qua è rimasto ancora, cos'è, un bambù, un bonsai, cioè, vabbè, ma che roba, va bene, dai. Questa era tutta la parte esterna, del negozio. Tutta la parte esterna. Ok. Va bene. Perfetto. Direi che a questo punto la nostra esplorazione si può dire conclusa, visto che comunque penso che non ci sia più niente da esplorare in questo posto, Vediamo dove poter appoggiare la GoPro, così ci salutiamo, proprio qua. Ok, vediamo di trovare un posto, così poi ci salutiamo, e direi che questo fa proprio al caso nostro, Ok. Perfetto. Ciao ragazzi, vi ho fatto vedere anche questo garden, questo negozio che vendeva praticamente un sacco di piante, tutto abbandonato. Il luogo penso sicuramente che sia fallito e niente. Spero che il video sia stato di vostro gradimento. E io personalmente l'ho trovato davvero molto, ma molto interessante da andare a esplorare. Quindi ve lo consiglio, un altro posto che vi consiglio di andare a vedere. Va bene, dai, un saluto a tutti e in particolare al mio amico Morgan, che ogni tanto segue i miei video, Ok. Poi un saluto al signore della paranormal investigator Varese. Un saluto a Francesco di Firenze, a Francesca.
a Ermelinda e a tutti quelli che seguono i miei video. Grazie a tutti davvero di cuore per tutto questo entusiasmo e questa carica che mi date, che mi fa davvero piacere. Va bene, dai. Ah, un saluto anche a Chiara e a Simone. Anche loro seguono ogni tanto i miei video e la cosa non può che farmi piacere. Grazie davvero, ragazzi, grazie. Ok, dai. Allora, detto questo, vi saluto per l'appunto e vi mando alla mia prossima esplorazione. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao, ciao.